La Progetto Iesi è arrivata dopo 5 anni di lavoro ad una presentazione ufficiale alla città. Il prossimo 18 novembre tutti i cittadini potranno conoscere l'esito dei 5 anni di attività di questa società. Il sindaco ha definito un successo questo raggiungimento e anche la struttura della società così snella e flessibile. Beh sì, sicuramente dopo 5 anni di distanza questa può essere anche l'occasione per trarre un bilancio del lavoro, dell'attività che questa società, la Progetto Iesi, ha fatto. E intanto voglio sicuramente ringraziare per la disponibilità, l'impegno e la passione che hanno messo tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a partire dal Presidente Bacci, dall'Architetto Zagaglia e anche dall'Avvocato Bortoluzzi, e anche della stessa struttura che in maniera molto semplice ma efficace e efficiente è riuscita a realizzare in pochi anni quello che era l'obiettivo con cui avevamo costituito questa società, che era da un lato di alienazione e dismissione del patrimonio non strategico del comune, ma al tempo stesso di avere anche la possibilità di valorizzare il patrimonio comunale. I due progetti, quello che presenteremo il 18 che riguarda la parte di via Appennini Bassa e quello che si sta concretizzando che riguarda Appennini Alta, io penso che sia non solo un ottimo lavoro, ma anche il biglietto da visita della Progetto Iesi per aver realizzato interventi di urbanizzazione non solo belli ma anche funzionali e che hanno un'attenzione alla qualità complessiva della vita di chi andrà a vivere in quelle zone, in quei luoghi, probabilmente migliore di tante altre realtà che noi abbiamo nella nostra città. E spero e mi auguro anche che questo possa rappresentare uno stimolo per tutte le altre iniziative che si potranno realizzare nella nostra città anche a completamento delle ipotesi e dei progetti portati dal nuovo piano regolatore. E allora entriamo nel merito di questo progetto che il sindaco ha definito innovativo. Ne parliamo con l'architetto Claudio Zagaglia, membro del Consiglio di Amministrazione della Progetto Iesi. Allora, intanto partiamo proprio da queste indicazioni che ci ha dato il sindaco. Qual è l'innovatività del progetto e come è nato? Il progetto è innovativo per... anche su questo forse bisognerebbe tarare meglio. Diciamo che tenta di percorrere delle esperienze diverse o di proporre a Iesi un modo di abitare un po' più diverso, leggermente più innovativo appunto rispetto a un tipo tradizionale. È innovativo perché è un progetto che nasce da un concorso, fatto con costi irrisori, se non a zero, e un concorso in cui ha coinvolto dei studi professionali locali e non di grande spessore, e devo dire che tutti sono stati abbastanza disponibili nel percorrere e nel tentare questa esperienza. I risultati mi sembrano buoni, abbiamo chiesto ai progettisti di indicare e di percorrere una strada che tendesse a portare il risalto delle situazioni o delle esperienze legate al risparmio energetico, al co-housing, alla qualità e all'impatto ambientale e all'inserimento nell'area con un certo decoro e con una certa attenzione rispetto all'intorno e a chi già è insediato in quell'area.
Il progetto prevede una grande fascia verde e un modo, appunto, come dicevamo, leggermente diverso. Cioè, speriamo che il progetto a noi piace molto, speriamo che anche chi dovrà poi intervenire su quest'area se ne innamori e lo adotti, perché è un progetto che mette insieme, coniuga, diciamo, l'aspetto del vivere e della privacy, del privato, con quegli elementi di co-housing o di comunione di alcuni spazi, che va dal parcheggio, che va dalla lavanderia ad altre possibilità, al parco, diciamo, vivere in un parco piuttosto che in un giardino privato, che fanno risparmiare dal punto di vista economico nella costruzione e nella gestione soprattutto di questi spazi, ma che rende anche possibile questo tipo di vivibilità, che altrimenti avrebbero dei costi quasi insostenibili.